Dopo la semina e la maturazione della pianta, ci troviamo oggi nelle nostre oasi in Toscana per verificare la maturazione delle spighe. Possiamo quindi notare la differenza tra il frumento tenero biologico e il grano duro Senatore Cappelli, sempre in regime biologico. Facciamo agricoltura biologica da circa 20 anni, oltre 20 anni, e produciamo grano Cappelli, farro e cereali vari. Ci troviamo in un campo di Cappelli, grano Cappelli, coltivato in collaborazione col Mulino Rachello. Questo è un grano antico, particolarmente vocato per le semole, e noi abbiamo maturato negli anni una buona esperienza nella coltivazione di questo cereale in biologico, operando con le giuste rotazioni, la pulizia dei campi meccanica, facendo false semine e preparando un buon letto di semina che possa ospitare una densità di semina giusta per la produzione del Cappelli. La scelta di seminare in Toscana e di portare avanti le nostre oasi nel biologico nasce dalla ricerca e dallo studio delle diverse varietà più vocate per questi terreni. Troviamo proprio qui un clima ideale per la semina e la coltura del Senatore Cappelli, un grano duro biologico. Siamo nell'azienda agricola biologica al Palagetto, un'azienda che ha scelto di diventare biologica dagli anni 90, quindi ormai sono quasi 30 anni che l'azienda produce cereali biologici, e alle mie spalle si può vedere il Senatore Cappelli realizzato in collaborazione con Mulino Rachello, una collaborazione che va avanti da ormai 5 anni. L'azienda, come si può vedere, è un'azienda situata tutta in posizione collinare, siamo all'altezza di circa 300 metri sul livello del mare e quindi si presta bene alla coltivazione di grani antichi come può essere il Senatore Cappelli, perché data dal clima e dal microclima che abbiamo nella nostra zona, come qualitativamente riesce a dare il meglio di sé. Ci troviamo su una bella superficie di coltivazione di grano tenero. Come vedete, lo si nota subito da una taglia molto più contenuta rispetto al grano duro. Siamo in una fase di fina fioritura, inizio ingrossamento. Le piante si trovano in uno stato abbastanza buono in termini di sanità. Non c'è una forte infestazione, quindi vedete la coltivazione del frumento con qualche erba spontanea, detta anche infestante, che quindi ci dà una maggiore garanzia che tutto il ciclo è senza nessun intervento chimico. Questa azienda da circa 7 anni è in biologico, ho deciso di andare in biologico perché per me è una cosa del futuro. Il terreno qua presente si presta bene sia per i cereali che per le raggiere, anche perché facendo le rotazioni ho bisogno sia dell'uno che dell'altro. Avendo dei contratti con Mulino Rachello mi dà una certa sicurezza, quindi la sicurezza oggi, sapere chi dare il prodotto e sapere soprattutto a quanto, è tutto. C'è tanto lavoro, però dà anche le sue soddisfazioni. Come descritto all'interno dei nostri disciplinari, inseriti nella certificazione di filiera ISO 22005, nelle oasi Mulino Rachello verifichiamo la sanità della pianta e la maturazione della stessa. In questo momento vediamo la crescita delle spighe e andiamo a verificare all'interno delle stesse la crescita del chicco. Siamo un'azienda biologica, è la nostra filosofia, ormai è una filosofia di vita perché siamo biologici dal 2000. E questa è la nostra cultura di Senator Cappelli, che siamo molto felici di essere entrati nel circuito del Mulino Rachello, in quanto crediamo molto a questa tipologia di grano che va a ricercare un po' quello che era la peculiarità del grano antico per cercare uno stato di vita più sano. Ci teniamo moltissimo, abbiamo fatto la scelta del biologico per il motivo soprattutto dell'amore che abbiamo nei confronti della terra, perché quando ci siamo accorti che a forza di mettere prodotti chimici sui terreni certe qualità di insetti, certe cose stavano sparendo, tra le varie cose coltiviamo alcuni grani antichi, tra cui il Senatore Cappelli. Ci teniamo moltissimo perché oltre a essere più salutari e valorizzano di più la parte del biologico, cioè il biologico è particolarmente valorizzato dalla produzione di questi grani.